Amici sportivi, buonasera e ben trovati a questo appuntamento ormai ventennale con la nostra trasmissione dedicata al calcio dilettantistico abruzzese, che quest'anno però ha cambiato collocazione. Andiamo in onda il martedì, come sapete, alle 21.30 e il mercoledì alle 23.15 in replica. E poi su Abruzzo Web TV la puntata la potete vedere anche prima della messa in onda televisiva nel pomeriggio di martedì. Questa sera avevamo invitato due squadre, una il Colle Corbino, purtroppo non sappiamo ancora per quale motivo non è qui con noi, però abbiamo il servizio di questa squadra. Invece abbiamo in studio il Treville, rappresentato dai vertici societari, quindi dal presidente Nicola Spinelli, e dai vertici tecnici, dal tecnico Stefano Di Battista, nostra vecchia conoscenza. Buonasera Stefano, ben trovato presidente, perché lui è la prima volta ospite qui nei nostri studi. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti e due. Con loro ci soffermeremo soprattutto sul campionato di prima categoria, ma ovviamente dobbiamo parlare anche di promozione, di seconda e, se facciamo in tempo, anche un po' di terza categoria, perché sono i campionati che noi seguiamo quest'anno, quindi quest'anno facciamo dalla promozione fino alla terza categoria. E iniziamo però chiedendo a Stefano, più che altro, che cosa ha combinato il Treville domenica? Beh, risultato positivo. Abbiamo vinto una partita difficile su un campo del Mondodorisio, che è una squadra che si deve salvare. Secondo me non merita la classifica dove si trova, potrebbe fare di più. Il presidente Spinelli è, diciamo così, un neofita del mondo del calcio, almeno è il primo anno che si è cimentato in questa avventura. Chi gliel'ha fatto fare, verrebbe voglia di dire, però la passione credo sia la cosa principale che spinge. Sì, ho voluto avventurarmi, diciamo, in questa cosa per me nuova, però sinceramente mi trovo contento soprattutto dei ragazzi, del mister, e, insomma, di tutto l'impegno che ci stanno mettendo tutti insieme. Il Treville poi ha una tradizione ultradecennale, ha sempre disputato ottimi campionati, anche se io la definivo all'epoca l'Inter dei dilettanti, perché comprava sempre i migliori, poi non vinceva mai, è vero Stefano? Infatti, beh, erano altri tempi, c'era più economia, si poteva fare di più. Oggi siamo un po' ristretti, ci dobbiamo accontentare. Però nonostante tutto, una volta che non siete favoriti, le cose stanno andando bene? Sì, questo sì. Allora, il programma societario era di rientrare nei play-off, come ripeto sempre, anche la società, di stare con i piedi per terra. Ora stiamo facendo bene, io ci credo ancora, di continuare su questa linea qua. Anche i ragazzi che mi stanno seguendo, abbiamo passato un momento un po' difficile, però adesso dico, stiamo andando sulla linea giusta. Bene, andiamo a vedere brevemente, più che altro perché non abbiamo ospiti di questo girone, il girone A di promozione, quello che è prettamente Aquilano e Teramano, dove c'è una squadra che ormai ha preso il largo, anche se domenica ha perso in quel di Luco De Marsi con la Jaguar Angizia 3-1, però una sconfitta che tutto sommato è abbastanza indolore, perché è vero, il Paterno ha recuperato 3 punti, ma il divario è comunque ragguardevole, 11 punti di vantaggio del Martinsicuro sul Paterno. Questo campionato può solo perderlo il Martinsicuro. Invece alle spalle abbiamo appunto la vittoria del Paterno, ma anche del Mutignano, che va a vincere nel derby con il Sant'Omero, e poi abbiamo il pareggio tra Real Carsoli e Controguerra, quindi mezzo passo falso per la formazione di Sante Cosenza, però a Carsoli non è facilissimo. In coda segnaliamo la nuova sconfitta dell'Atria, che è ultima in classifica, però si trova a 6 punti dalla penultima, quindi almeno la speranza di agguantare la zona play-out. Questo per quanto riguarda il girone A di promozione, che prevede diversi incontri interessanti. Il Martinsicuro nel prossimo turno riceverà il Balsorano, mentre il Paterno avrà la sfida con il Poggio Barisciano. E invece nel girone B, che Stefano ha conosciuto anche da calciatori, erano, è vero, altri tempi, la promozione dei suoi tempi era paragonabile come minimo all'attuale eccellenza, però quest'anno c'è grande equilibrio. Tu, anche se
non segui direttamente, però le vicende, le squadre, i calciatori li conosci, quindi questa prima posizione dell'imbattuta Val di Sangro, una tua ex squadra tra l'altro, è davvero inaspettata. Sì, vabbè, innanzitutto mia ex squadra, le faccio i complimenti sia al tecnico, sia alla società, alla squadra, di avere un futuro migliore di quello che stanno facendo adesso. È una squadra di giovani con un allenatore emergente, Giannico, poi dei bravi giocatori, diciamo è una matricola, diciamo, non me l'aspettavo questi risultati. Comunque gli faccio i migliori auguri a Giannico, che è un grandissimo amico, di proseguire su questa rotta. È un buon esordio come allenatore. Sì, molto, infatti. Lui che, diciamo, è stato sempre una punta, un attaccante, è strano vederlo privilegiare più l'aspetto difensivo. Sì, lui era un attaccante che tutti conosciamo dal lo nome. È tuttora, non è che... Sì, tuttora gioca, non gioca, diciamo, al 100%, comunque rimane sempre per me un grandissimo, grandissimo centravanti, che quei classici centravanti, diciamo, che inquadra la porta e non lascia scampo ai portieri. Poi calcia destro e sinistro, sì, l'età, però ha molta esperienza. Infatti. Allora, andiamolo a vedere questo servizio della Val di Sangro, che ha battuto di misura nella gara di domenica il Pacentro, quindi conservando la vetta solitaria, perché poi vedremo il Borrello ha pareggiato. Intanto il servizio della Val di Sangro. Bagheria, ristorante, pizzeria, braceria presso Outlet Village di Città Sant'Angelo. Per prenotazioni 085 9614 930. Aperto tutti i giorni fino alle 24. Il dato positivo che puoi vincersi sostanzialmente dalla sfida casalinga della Battistrada Val di Sangro è principalmente la conquista dell'intera posta in palio, che consente alla truppa di Giannico, ancora una volta cinica e spietata, di mantenere la vetta, che a questo punto torna solitaria, approfittando del contemporaneo pareggio dei rivali del Borrello. Per il resto, volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, è dato dalla capacità di sopperire alle diverse assenze in organico e dall'assoluta affidabilità del pacchetto arretrato, che fa dimenticare le scarse opportunità in fase finalizzativa, che anche in questa occasione balzano agli occhi. Poco male si dirà, perché se i tre punti arrivano anche in una gara sottotono come quella giocata con i peligni del presidente Ciccone, vuol dire che si tratta proprio dell'annata giusta. Conoscendo le attitudini più che scaramantiche di mister Giannico, avrà toccato ferro più di una volta, ma anche lui, ne siamo certi, è fiducioso sul buon esito di questo campionato. È proprio dai piedi del tecnico giocatore biancazzurro parte la prima insidia dalle parti di Smarrelli, che dopo una mischia furibonda davanti alla sua porta riesce ad evitare in qualche modo le conclusioni ravvicinate di Marroncelli, Dideo e Gennaro Tano. L'insidia successiva scaturisce ancora da un tiro dalla bandierina del fantasma, con l'appoggio di Dideo per la corrente Marroncelli, che cerca la battuta ma non trova il bersaglio grosso. E lo stesso Marroncelli che si riscatta poco dopo, andando a realizzare con uno spiovente davvero beffardo il malcapitato Smarrelli, non esente da colpe e beffato incredibilmente dalla lunga distanza. I perigni di mister Pelini si fanno vedere al 17esimo, quando su una percussione offensiva che nasce dalla destra reclamano il penalty per un tocco di mani di Mirko Caporale, che il signor Nappi non ravvisa, ovvero opta per l'involontarietà. Al 21esimo si fa notare Vitone, che scarica in porta, ma sulla traiettoria si frappone Dideo, che manda a lato, non senza qualche brivido sulla schiena da parte di Trivilino, che rimane ancora inoperoso, ma ancora per poco, visto che al 28esimo è chiamato in causa dal siluro di Del Signore ed è costretto a salvarsi grazie anche al contributo del palo alla sua sinistra. Al 33esimo una brutta entrata di Scelli su Luca Caporale, che costa al tre Peligno soltanto un giallo, costringe invece alla resa il 7 biancazzurro, che deve uscire in barella. Nuovo miracolo di Trivilino in chiusura di frazione, quando si oppone tempestivamente allo stacco ravvicinato di Lagatta, che non riesce a concretizzare l'ottima pennellata dell'intraprendente Vitone. La Val di Sangro, che chiude la frazione col risicato ma fondamentale vantaggio di misura, riapre i giochi con l'affondo di Giannico, che manca peraltro lo specchio della porta ed è in definitiva l'unica vera offensiva sangrina della ripresa.
Sarà il Pacentro in effetti a condurre le danze dalle parti di Tribilino, graziato al dodicesimo dalla rasoiata di Del Signore che va a fare la barba al palo. Gli ospiti si ritrovano poco dopo in superiorità numerica, visto che il signor Nappi non fischia il fallo dal limite a Gennaro Tano, ma anzi ritiene che l'11 biancazzurro abbia simulato la caduta e sventolandogli il secondo giallo di giornata, temuta anticamera del più devastante rosso, che è sinonimo anche di doccia anticipata. Con un uomo in meno, Giannico e i compagni non possono far altro che cercare di uscire indenni e soprattutto con l'intero bottino a disposizione. A ridosso della mezz'ora fa paura il diagonale di Campanella, bloccato a terra dal reattivo Tribilino, mentre al 34esimo Pizzola prova una spettacolare rovesciata ravvicinata che manda la sfera a spegnersi sopra la trasversale. L'ultimo acuto è ancora degli ospiti col sinistro di Vitone, che va a spegnersi tra le braccia del suo ex compagno di squadra Tribilino. Alessandro Pelini, il tecnico del Pacentro, oggi una sconfitta onorevole. Ovviamente i tre punti sono andati alla Val di Sangro, ma voi non avete certo demeritato. Sì, non abbiamo demeritato, abbiamo creato un gol, diciamo, fortunoso da parte della Val di Sangro, solo che sono parecchie partite che va avanti questo copione, quindi un motivo, insomma, ci starà pure. Sia per la Val di Sangro, che non ha perso mai, quindi sta prima in classifica, come ripeto, il motivo ci starà. Se a noi qualche problema ci abbiamo sicuramente. La società sta lavorando per metterla a posto, facciamo il possibile, ci impegniamo fino alla fine, ci alleniamo sempre, speriamo bene. Ai nostri microfoni il match winner di questa gara, Gianluca Marroncelli, che tra l'altro era dato in forze prima dell'inizio della gara, oltre a lui tanti assenti. Una vittoria molto importante, dicevamo, in una gara non bellissima da parte vostra. Ma è stata la vittoria del gruppo, venivamo da una settimana difficilissima, domenica abbiamo avuto un sacco di infortunati, questa settimana ci siamo allenati veramente in condizioni difficili. La squadra oggi è stata eccezionale, abbiamo stretto i denti, siamo rimasti addirittura in 10. La vittoria veramente del gruppo, siamo felicissimi, ci prendiamo questi tre punti, ancora una volta senza prendere gol, l'ennesimo risultato utile consecutivo. Meriti a questi ragazzi eccezionali. In questo caso viene premiata anche la cura maniacale del mister sui calci da fermo, sulle palle inattiva, perché molti dei vostri gol arrivano in questo modo. Sì, sì, è vero, noi ci lavoriamo molto, la domenica poi ci applichiamo, è il frutto del lavoro settimanale, sfruttiamo al meglio le nostre caratteristiche, fino adesso è andata bene perché credo che il 75% delle nostre realizzazioni siano venute da palle inattive, quindi niente, ancora un altro gol sul calcio inattivo, oggi siamo felicissimi di questi tre punti. Domenica per te è una gara particolare perché c'è questo derby contro la squadra della tua città, Guardia Grele. Sì, sì, sicuramente sarà una partita particolare, credo non solo per me ma per molti, perché ci sono tanti ex. Sappiamo che la partita sarà difficilissima e noi questa settimana cercheremo di recuperare gli infortunati. Avremo purtroppo Gennaro Tano squalificato, per noi una perdita importante. Però insomma ci prepareremo al meglio e cercheremo di raccogliere l'ennesimo risultato utile consecutivo anche a Guardia Grele. Bene, abbiamo visto questa gara della Val di Sangro, un gol davvero fortunoso di Marroncelli, che però non è la prima volta che segna quest'anno. È una squadra molto cinica la Val di Sangro. Sì, molto cinica. Poi Marroncelli è un esperto su punizioni, diciamo che ieri non è stato proprio l'espertissimo della punizione, però... Voglio dire, c'è stata una valutazione secondo me un po' sbagliata del portiere. Poi mi dicevi che c'era anche un po' di vento, ci può anche stare. Infatti. Vabbè, è andata bene quindi alla Val di Sangro. Invece per quanto riguarda le altre, la Torrese e il Borrello erano ovviamente più favorite rispetto a questa squadra. Stanno un po' arrancando, anche se la Torrese, dopo aver perso con il Guardia Grele, si è ripreso piuttosto bene. La Torrese è un'ottima squadra. Giocatori navigati. Poi diciamo il Borrello, una squadra formata già dall'inizio con un ottimo allenatore Anzivino, che era la candidata secondo me a vincere il campionato. Poi giustamente non so cosa è successo, qualcuno è andato via, si sono ridimensionati un po', però diciamo che nulla è perso, si sta ancora giocando il campionato, mancano ancora 14 partite alla fine, il campionato è molto lungo. Lei, Presidente, segue un po' da lontano questo campionato,
non è di suo interesse particolare? No, la no, prima non lo era perlomeno. Adesso da quando ci sto dentro in prima persona, diciamo che lo seguo abbastanza. Non ho molto tempo per seguirlo, dico la verità. Però comunque, vabbè, prettamente seguo la mia squadra. Almeno quello. Cerco di farlo, di essere presente il più possibile. E poi comunque anche il resto del campionato, diciamo, mi interessa abbastanza. Ecco. Bene, allora, tornando al campionato di promozione, tralasciando un attimo i servizi che andremo a vedere, ci sono altre due gare che riguardano appunto le squadre di vertice. Casualmente questa settimana abbiamo i servizi di tutte e tre le prime della classe. Immediatamente dopo queste prime tre c'è un piccolo spazio di 5 punti che dividono la Torrese terza in classifica dal Castiglione Valfino, questa squadra che praticamente zitta zitta si è portata a ridosso delle primissime vincendo la propria gara con il Real Tigre. Real Tigre chiamato sabato allo scontro con il Borrello, questa è una sfida che si rinnova dopo quelle che ci sono state negli anni scorsi in prima categoria, mi sembra anche in seconda. Per quanto riguarda le altre gare, segnaliamo la vittoria del Lauretomo col Guardia Grele, il successo del Castello 2000 sul Penne, altra nobile decaduta, il Fossa Cesia, Stefano, che aveva iniziato bene, è stato sconfitto in casa dal Pratola Peligna, che però dicevamo si è rinforzato, quindi è una sconfitta che ci può anche stare, anche se fa un po' preoccupare il Fossa Cesia dopo una partenza a razzo adesso in piena zona playout. Sì, per quello che so, per le voci, so che hanno dei problemi a livello di organico perché hanno degli infortunati, squalifiche ed altro. Anche per domenica che andranno a giocare a Loreto, se non vado errato. Il Fossa Cesia? Sì. A Silvi. A Silvi, ecco. Uno scontro diretto per la quintultima. Hanno dei problemi a livello organici, poi il resto non so all'interno se sia successo qualcosa o no, però io ho parlato anche con qualche dirigente, nulla sta succedendo, più che altro la questione anche di sfortuna, dai, mettiamola così. Va bene, allora andiamo a vedere adesso la seconda in classifica, la terza, perché avevo messo in scaletta prima la Torrese. Andiamo a vedere la terza in classifica, la Torrese, che ha battuto il Moscufo pur giocando alla fine in 9 uomini e beneficiando di 2 calci di rigore. Partita con tanti episodi da vedere e che seguiamo adesso. Prosegue la risalita della corrente da parte della Torrese Calcio, che rosicchia altri 2 punti al Borrello e spera sempre di riagguantare le 2 squadre che la precedono nella classifica del girone B di promozione. Il turno casalingo in quel di Scafa con l'ostico Moscufo non è stato particolarmente scintillante per la truppa granata, ancora priva di tanti pezzi da 90 non al meglio e tenuti precauzionalmente in panca, ma onore anche al Moscufo per una prestazione positiva e che alla fine per bocca di mister D'Agostino recrimina anche per qualche episodio sfavorevole. La sfida prende avvio con la battuta ravvicinata di Corti, respinta provvidenzialmente da Orletti. Poco dopo Nardone smista al centro per l'appostato Landucci, che incorna da posizione favorevole, ma ancora una volta l'estremo ospite si dimostra estremamente reattivo. L'iniziale monologo dell'11 di casa si evidenzia anche nelle successive battute di gioco, come vedremo. Al 14° lo sgusciante Argento arriva in zona tiro dopo aver seminato il panico, ma ritarda nell'esecuzione, vanificando quanto di buono fatto in fase di costruzione della manovra. 3 minuti dopo Nardone non approfitta di un rimpallo favorevole a centro area, mancando praticamente un calcio di rigore in movimento. Al 26° Landucci in torsione sul cross di D'Alonso manca lo specchio della porta e subito dopo è lo stesso D'Alonso che dal vertice d'area cerca la soluzione in prima persona, ma il destro del 3 in maglia biancazzurra è troppo centrale per impensierire l'appostato Orletti. Il Moscufo, rimasto fino a quel momento in posizione attendista, si fa vedere prima della mezz'ora con la rasoiata di Di Pentima che su palla inattiva spedisce di pochissimo oltre il palo opposto. Alla ripresa dei giochi le cose si incanalano subito per il verso giusto alla Torrese, che può beneficiare di un calcio di rigore assegnato dal signor Oliva di Pescara, che ravvisa nell'occasione un intervento falloso di Di Sante che frana in aria su Landucci.
Dal dischetto Corti non si fa pregare e piega Orletti, costretto alla capitolazione. Il vantaggio di misura non fa stare tranquilla la truppa di Natale, che cerca in qualche modo di arrotondare il punteggio. Al 23esimo, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, il neo entrato Di Fazio getta alle ortiche una colossale opportunità sotto misura. Pochi istanti dopo, la Torrese rimane in 10 a causa del rosso per somma di ammonizioni rimediato da Argento. Non è finita, perché al 31esimo va fuori anche Di Bartolomeo. Per lui scatta invece il rosso diretto per un fallo di reazione in piena area, prontamente ravvisato dal direttore di gara. Il Moscufo reclama il penalty, ma dalle immagini si evince che la scorrettezza è stata commessa dopo che il pallone ha oltrepassato la linea di fondo. Zampacorta è rimasto fino a quel momento praticamente inoperoso e chiamato in causa da una conclusione dalla metà campo che costringe l'estremo Torrese ad alzare la sfera sopra la trasversale. Nonostante la doppia inferiorità numerica, la Torrese ha la forza di riportarsi in avanti e di conquistare il secondo penalty di giornata, accordato stavolta per un fallo in area di Ettore Di Fabio ai danni di Nardone. Stavolta è lo stesso Nardone che si incarica della battuta, ma Orletti, con un balzo felino, evita il raddoppio, ma non può festeggiare in ogni caso, perché alla fine la Torrese riesce a portare a casa l'intera posta in palio. Adriano D'Agostino è il tecnico del Moscufo. Certamente queste sono partite difficili, però so che ha qualcosa da recriminare. Ma c'ho da recriminare, sono partite difficili, sapevamo che venivamo con una squadra molto forte, giocavamo in casa, però ecco, mi dà fastidio per l'ennesima volta che il risultato viene deciso sempre dalla terna arbitrale, perché domenica scorsa noi avevamo avuto un rigore grosso come una casa a 5 minuti alla fine, non c'è stato negato. Oggi con un rigore dubbissimo, che solo probabilmente ha visto solo lui, ha sbloccato la partita, una partita che è incanalata sullo 0-0, che noi diciamo che era un risultato che stava bene, anche perché eravamo venuti per quello. Dopo, se ci usciva qualcosa in più, naturalmente ce lo prendevamo. Dopo, per cercare addirittura di rimediare, ha dato due espulsioni che la capite solo lui, l'arbitro, quindi la Torrese è rimasta in 9. Nonostante tutto abbiamo cercato di trovare il pareggio, non ci siamo riusciti, con un'altra mezza nozione dubbia ma forte, che ha rivisto un'altra volta un calcio di rigore. Fortunatamente il nostro Orletti è stato proprio bravo, ha parato il rigore e abbiamo continuato ancora a fare la partita, cercare di recuperare, però effettivamente non ci siamo riusciti, ci siamo rammaricati per questo. Ma ripeto, gli episodi arbitrali ci stanno dicendo male. Non vorrei che, ecco, non è che mi sto pensando che la classe arbitrale ce l'abbia contro Moscova, perché non penso che cosa ne possa fregare di Moscova, però ecco, vorrei un po' più di attenzione per questa squadra, perché effettivamente gli episodi ci stanno condannando. Sì, anche perché il cammino del Moscufo si farà sempre più in salita. Sicuramente, ecco, noi teniamo molto alle partite casalinghe, ne abbiamo 8 da fare in casa, cercheremo di fare più punti possibili con quelle, sappiamo che potremmo salvarci, e sono sicuro di questo, perché la squadra è buona, la squadra sta lottando, non sta sfigurando nessuno. Ripeto, domenica contro il Borrello, se avessimo vinto, non sesse nessuno allo scandalo, perché era meritatissima. Nonostante tutto, con questo ci abbiamo perso pure Panico, il nostro migliore giocatore, che ce l'hanno squalificato per 3 giornate. Quindi ecco, ripeto, noi abbiamo 8 partite in casa, faremo di tutto per vincere quelle e ci salveremo pure quest'anno. Antonio Angelucci, il direttore sportivo della Torrese, una vittoria sofferta in 9, sbagliando un rigore, quindi non mettendo il risultato diciamo in sicurezza, però forse alla fine è stato anche bello così. Ma è stato bello così più che altro per i 3 punti, per la dinamica della gara. Sinceramente è stata caratterizzata un po' da tanti episodi, i 2 rigori che ci hanno dato, che poi ognuno può giudicare se c'era o non c'era, un po' di ingenuità nelle espulsioni da parte nostra, di carità. Forse dobbiamo prestare un po' più attenzione a non cadere alle provocazioni, o quantomeno, più che provocazioni, a qualche fallo ingenuo da poterci risparmiare. Per il resto siamo soddisfattissimi dei 3 punti, una squadra, il Moscufo, difficile da affrontare. Non dimentichiamo che domenica scorsa avevano pareggiato 0-0 in casa col Borrello, quindi la classifica li penalizza per la posizione che hanno, ma sicuramente hanno un organico ben messo in campo. Una squadra tosta da affrontare, però i 3 punti per noi erano fondamentali, quindi bene così. Speriamo che le prossime partite i nostri ragazzi ce la facciano vivere fino alla fine in maniera un po' più tranquilla, perché sinceramente arrivare al 90esimo con sempre l'ansia, il risultato ancora aperto, non fa bene a nessuno. Però ti ripeto, l'importante sono i 3 punti. Sì, però diciamo che manca ancora qualche pedina
diciamo, non dico fondamentale perché non voglio denigrare gli altri, però come centravanti Sabatini, beh, oddio. Beh, il nostro bomber sì, sicuramente la sua assenza si sente, i ragazzi cercano di colmare al meglio la propria, l'assenza di Manuel, lo stanno facendo bene. Ti ripeto, dobbiamo essere più bravi nel chiudere le gare. Se analizziamo il primo tempo lo 0-0 ci sta assai stretto, perché il primo tempo abbiamo creato veramente tante azioni, il portiere loro è stato bravo e determinato in alcune di queste. Il secondo tempo si è aperto con quel rigore, l'abbiamo finalizzato con Corti, e poi la partita, ti ripeto, il secondo tempo è stata a parte molto spezzettata per i vari falli e quant'altro. Però ti ripeto, per noi che l'obiettivo è quello di arrivare in alto, erano importanti 3 punti e non fermarsi oggi con eventualmente un ennesimo pareggio. Al Moscovo li faccio in bocca al lupo, perché insomma sicuramente se giocheranno così anche le prossime partite i punti li faranno. Abbiamo visto dunque anche il secondo servizio della serata che riguardava la vittoria della Torrese con il Moscufo. Prima di vedere anche la gara del Borrello, che si è visto fermare dal passo cordone a Casoli perché per il forte vento è stato deciso all'ultimo momento di spostare la sede della gara in quel di Casoli. Dicevo, per quanto riguarda il resto della giornata, abbiamo detto del Castiglione Valfino che zitto zitto si è portato dietro le prime tre. Considerando anche i passi falsi di sabato dell'Ortona, che a Miglianico, il campo dove gioca quest'anno, è stato fermato dalla Valle del Foro, così come la Folgore San Buceto battuta dal Silvi. Ma il Silvi, al pari del Prato La Perigna che ha vinto a Fossa Cesia, sono due squadre, Stefano, completamente stravolte rispetto all'inizio del campionato, anzi rinforzate, quindi il pareggio della Val di Sangro della volta scorsa è sicuramente da rivalutare, perché il Silvi, considerando l'organico attuale, è da alta classifica. Sì, oggi come oggi sì, perché sono rinforzate, hanno dei buoni giocatori, anche diciamo il trainer che è il mister Montani. Sicuramente le prospettive saranno di tornare nei posti che li competono, diciamo, dell'alta classifica, però non so se riuscirà ad arrivare all'alta classifica. Diciamo che la salvezza io penso che lo raggiungerà tranquillamente. Diciamo della Val di Sangro che è l'unica imbattuta di questo campionato, però domenica sarà chiamata da un test molto impegnativo, pur con una squadra che sta avendo un cammino altalenante, però in casa si fa sempre valere, ed è il Guardia Grele, una sfida di tanti anche ex calciatori che hanno militato nel Guardia Grele. Mi viene in mente il Guardiese, come abbiamo detto anche nell'intervista, Marroncelli, Colanero, ma ci sono anche altri che hanno giocato. Una sfida da tripla, possiamo dire, mentre il Borrello sarà ugualmente impegnato, l'abbiamo detto prima, sabato, nella sfida molto difficile di Vasto Marina con il Real Tigre. Più abbordabile, almeno sulla carta, la gara della Torrese, che probabilmente anche sabato giocherà sul terreno del Pacentro, però la Torrese deve scontare questi due squalificati dopo queste due espulsioni, ma probabilmente rientrerà qualche pezzo grosso in attacco. Altro vuoi dire, Stefano, su questo campionato? Ma è un campionato abbastanza equilibrato, diciamo, tranne che le due che stanno staccando un po' la situazione. Diciamo che il Borrello ci stava, la Val di Sangro no, inaspettata. Comunque, di nuovo li faccio di nuovo i complimenti alla Val di Sangro, stava ottenendo un ottimo, diciamo, risultati e più un ottimo campionato di vertice. Certo. Allora, abbiamo parlato del Borrello, però dobbiamo andare anche a vedere questa gara ricca di emozioni, giocata a Casoli e pareggiata con il Passo Cordone. Vediamo come è maturato questo pareggio. Il Borrello, costretto a rinunciare al proprio impianto e a causa del forte vento a dirottare il proprio impegno casalingo sul sintetico di Casoli, deve rinunciare a malincuore anche al primato in coabitazione con la Val di Sangro, che a questo punto diventa unica proprietaria della vetta, anche se la truppa di Anzivino ha delle ottime probabilità di riaprire i giochi per la prima posizione. Sul sintetico casolano, il Passo Cordone, avversario di turno, è stato un più che degno interlocutore,
coprotagonista di una gara assolutamente gradevole e ricchissima di spunti di cronaca, come vi documenteremo in maniera dettagliata. Si parte con il traversone di Campli che pesca al limite Beniamino, il cui stacco aereo spedisce la sfera a fondo campo. Subito dopo, su un nuovo spunto di Campli, un rimpallo consegna il pallone all'appostato Mainella, che calcia dal limite e spedisce di un niente al lato. L'iniziale predominio dei biancorossi si evidenzia successivamente con il lungo rilancio di Marconato, che pesca Beniamino in piena area Vestina. Quest'ultimo aggancia ma non riesce a coordinarsi per la battuta, anche a causa dell'ottima prontezza di riflessi di De Mare, che insieme ai suoi compagni di reparto riesce ad annullare una succulenta palla gol del Borrello. Scampato il pericolo, la truppa di Enzo Leone guadagna metri in avanti e porta le prime insidie dalle parti di Marconato. A cavallo della mezz'ora registriamo infatti i tentativi di Masciovecchio e di Di Carlo, con Marconato che non corre grossi rischi. Al 36esimo si rivede il Borrello con la pennellata di Carafa, che pesca Mainella sul palo opposto, ma il 10 biancorosso stacca senza convinzione e spedisce sul fondo da buona posizione. Sull'altro versante Marconato deve arrendersi a Chiavaroli, che finalizza al meglio un invitante spunto dal fondo di Marignetti, che consegna un pallone d'oro all'otto Loretesi, il quale deve solo spingere nel sacco. Sulla spinta emotiva del vantaggio, il passo cordone insiste e poco dopo crea un nuovo pericolo con una devastante penetrazione di Masciovecchio, che scarica in porta ma trova la ferma opposizione di Marconato. Sull'immediata ripartenza borrellese, Di Giuseppe fa le prove generali del pareggio, mancando il tapin davanti a De Mare, ma consolandosi ampiamente pochi istanti dopo, quando stavolta fa centro, staccando con decisione sul traversone di Nicodemo. L'ultimo acuto della prima frazione è dei pescaresi, che tornano ad insidiare Marconato, il quale si salva con affanno su un pericoloso tiro cross dalla sinistra. La seconda frazione rimane sempre su ritmi di gioco vertiginosi, che di certo non annoiano l'infreddolito pubblico presente sugli spalti casolani. Al 21esimo Campli scodella in aria per Mainella, che calcia di prima intenzione, ma la sua domenica non è delle migliori in quanto a mira. Tre minuti dopo il passo cordone va a realizzare con Falone, ma sul lancio di Masciovecchio la posizione del 18 Vestino risulta irregolare, inducendo il signor Di Cicco a invalidare la realizzazione. Il buon momento della squadra ospite si evince anche nei minuti successivi, quando Marconato deve respingere distinto la battuta ravvicinata di Masciovecchio, mentre sull'immediato nuovo affondo del passo cordone tira un sospiro di sollievo quando sulla pennellata di Pavese l'incornata in area di Capitane Serafini spedisce il pallone a spegnersi sopra la trasversale. Ancora ospiti propositivi al 27esimo, quando lo sgusciante Falone penetra in area e scaglia la sfera cercando l'angolino, ma trovando invece Marconato pronto a distendersi e a dirottare in angolo. Il monologo vestino di metà ripresa prosegue ancora col piazzato dello specialista Bonvivere, che trova ancora la saracinesca Marconato a sbrogliare l'intricata situazione. I pescaresi sparano le ultime cartucce al 40esimo con l'avanzato Massa Scusa, che interviene su uno spiovente dalla destra, calciando pericolosamente a fil di palo. Le battute conclusive sono del Borrello, insidioso da prima con Di Giuseppe, che sul suggerimento di Ligocchi spedisce al lato, e infine con la clamorosa opportunità gettata alle ortiche da Mainella, in evidente giornata no, che davanti a De Mare cincischia e non riesce a indirizzare la sfera nel sacco. Mister Anzivino, questo passo cordone oggi vi ha dato del filo da torcere? La partita, penso che il primo tempo lo dovevamo chiudere, abbiamo creato diverse palle gol, anche se il secondo tempo loro hanno avuto le loro occasioni, perché abbiamo cercato di vincere la partita a tutti i costi. E indubbiamente abbiamo delle difficoltà nei cambi, perché se devi cambiare una punta non ce l'hai, però devo dare merito ai ragazzi che ci hanno tentato fino alla fine di vincere la partita. Infatti con Mattia Mainella abbiamo avuto una grossa occasione proprio al 93esimo, non è riuscito a fare gol, una grande parata del portiere, però voglio dire, ragazzi si stanno comportando veramente alla grande, insomma. Qualcosa da dire agli avversari, visto la partita di oggi? No, va bene, loro sono venuti qua a fare la loro partita, hanno trovato il gol sull'unica occasione del primo tempo, mentre noi abbiamo avuto 5-6 palle gol, e poi siamo riusciti a farne una. Queste sono partite che poi a forza di spingere rischi pure di perderle, per cui alla fine siamo stati bravi a non farci fare il gol in contropiede, che può sempre verificarsi in questi casi qua. Ma ragazzi, indubbiamente abbiamo qualche difficoltà d'organico, però una grande fiducia nei ragazzi. Mister Leone oggi controlla la prima in classifica, però da come abbiamo visto avete dato del filo da torcere.
Beh, è stata una buonissima partita da parte nostra, forse brutto recriminare qualcosa, ma abbiamo avuto più occasioni per poter fare il secondo gol e dispiace che abbiamo preso gol a fine primo tempo su una nostra disattenzione, e quando sbagli anche l'unica cosa della partita con una squadra così forte poi vieni punito, però abbiamo fatto una grandissima prestazione, ci siamo messi bene in mezzo al campo, abbiamo messo in difficoltà più volte e siamo stati bravi. Ecco, abbiamo visto i suoi ragazzi con delle ripartenze, un gioco abbastanza veloce, vuole premiare con qualche commento? Allora, noi ci eravamo preparati chiaramente per questa partita su un altro terreno, sapete benissimo, dovevamo giocare un altro terreno nel campo di Borrello, un attimino un po' più piccolino, da questo è meno veloce. E poi all'ultimo momento ci siamo spostati sul sintetico, qualcosa cambia e eravamo impostati così durante la settimana, abbiamo cambiato qualcosa in corso d'opera, abbiamo visto dove poter far male a questa squadra, ammesso che ce ne sia la possibilità, siamo stati bravi a sfruttare quelle occasioni che poi si sono create, con minimo un po' più di attenzione e anche con un po' più di buona sorte poteva finire in un altro modo. Abbiamo visto l'ultimo servizio per quanto riguarda questa puntata per la promozione, però abbiamo ancora uno di seconda categoria da mostrarvi. Nel frattempo però andiamo ad analizzare e lasciamo per ultimo il girone B, perché è quello che dobbiamo analizzare maggiormente con i nostri ospiti del Treville. Nel girone A abbiamo la squadra che è in testa, il San Gregorio, che viene fermata sull'1-1 in trasferta dal Magliano. Vincono le inseguitrici Vallelonga e Cerchio, mentre viene sconfitto il Ridotti, e qui non ci possiamo soffermare ulteriormente perché soltanto a livello di risultati possiamo fare il commento. Nel girone C abbiamo il largo successo del Goriano Sicoli sull'Orsogna, e mantiene 4 punti di vantaggio sul Bucchianico, questa formazione che si è rinforzata notevolmente anche con l'arrivo di Bonelli nell'ultimo mercato, il Bucchianico che ha espugnato il volto salto di Manoppello. Nella prima giornata di ritorno noi seguimmo questa gara all'andata, nella prima giornata di campionato. Nel girone D abbiamo l'Atletico Lempa, formazione teramana, che ha battuto il Real Notaresco 2-1 ed è in testa con una lunghezza di vantaggio sul Castelnuovo, altrettanto vincitore in trasferta a Frontarola, il Castelnuovo che è una nobile decaduta, che punta a tornare almeno in promozione, questa squadra che ha militato anche per anni in eccellenza. Nel girone la Flacco Porto, il Delfino Flacco Porto del presidente Paluzzi, è stato raggiunto in vetta dal Verlengia, perché la Flacco Porto è stata bloccata sul pari in casa dalla Real Tre Ciminiere, mentre il Verlengia ha vinto 4-0 con l'ultima della classe, il Caldari, che rimane fermo a quota 3 punti. E poi, se c'è tempo, andiamo a vedere un po' anche alcuni gironi di seconda. Intanto parliamo con il presidente Spinelli, che lo abbiamo lasciato un po' ai margini, ma più che altro per parlare dell'aspetto societario del Treville. Quest'anno, dopo la scomparsa di Nunzio Pierini, c'è stato anche qualche rischio di non ridisputare questo campionato. Poi che cosa è successo? Siete subentrati voi, nuovi dirigenti? Sì, alla fine i nuovi dirigenti totali siamo in due, io e Filippo Natale. E quindi diciamo che mi hanno fatto questa proposta e ho voluto provare, diciamo, questa nuova esperienza, e fino a qui diciamo che non mi trovo male. Poi speriamo in bene fino alla fine. Lei non aveva mai avuto esperienze calcistiche, sportive, di nessun genere? No, nessun genere, no. Quindi è stata sempre stato solo un tifoso, ma non a questi livelli, diciamo. Ho capito. E come è difficile gestire la società? Ma devo dire che fondamentalmente non è un'operazione semplice da fare, anche perché ho cercato, diciamo, di cambiare un po' alcune regole, sono riuscito a farlo finora anche con l'aiuto, l'appoggio dei dirigenti, insomma, che ci stanno seguendo abbastanza bene. Mi trovo molto soddisfatto soprattutto della squadra, c'è molta soddisfazione, anche molta soddisfazione nel settore giovanile, devo dire la verità.
e quindi insomma piano piano ci vuole ancora molto impegno da parte di tutti, però cerchiamo di andare avanti insomma facendo il nostro meglio. Là a Mozzagrogna dove giocate l'impianto è ottimo, per insomma è da invidiare, fa invidiare anche tanti altri centri perché da anni è un campo in erba, un'ottima struttura. L'unico cruccio probabilmente è il pubblico, che non è mai stato numeroso, neanche nei tempi belli. Sì, purtroppo il pubblico, ci rendiamo conto anche noi che non è molto, diciamo, non frequenta molto diciamo, lo stadio e non segue molto la squadra. Le motivazioni sinceramente non le conosco, perché io poi sono di Lanciano, quindi neanche sono di Mozzagrogna o dei paesi limitrofi, quindi questo è... Tu che dici, Stefano, che conosci da più anni questa situazione? È un pubblico che non è molto caloroso a Mozzagrogna. Allora, il pubblico di Mozzagrogna, diciamo, non c'è mai stato. Non è che è oggi. Il pubblico di Mozzagrogna sono tutti giovani che arrivano da Lanciano, Fossa Cesti, dintorni, che piace la partita, viene a vedere. È un pubblico, diciamo, di sportivi, più che altro. Pubblico locale, poi diciamo la verità, non è che è un grosso paese. 1.000 abitanti, 1.200 abitanti, insomma, non è che è un granché. Poi considerando i vecchi, i ragazzini, certo, ci rimane poco, quasi niente. Sono più che altro genitori, familiari dei calciatori. Familiari, poi diciamo quest'anno abbiamo una squadra d'eccellenza, diciamo, in Serie B, come il Lanciano, che poi alla fine tutti si spostano a vedere la partita. Beh, fa anche piacere avere una squadra di Serie B. Beh, certo. Voi poi, Presidente, avete anche un settore giovanile? Sì, sì, abbiamo un settore giovanile che, diciamo, è stato ricreato, vabbè, sempre stato portato avanti dal nostro Presidente onorario Luigi Prosini, e attualmente è ancora, diciamo, governato da lui e stiamo andando abbastanza bene anche lì. Ci sono delle grosse soddisfazioni, specialmente nella squadra dei giovanissimi, dove i ragazzi erano già amalgamati, diciamo, già dall'anno scorso. Quest'anno abbiamo inserito dei nuovi arrivi e quindi, diciamo, una bella squadretta. Tra di loro compongono una bella famiglia. Ecco, tutto. Stefano, andiamo ad analizzare invece l'aspetto tecnico di questo girone, di questa giornata, che ha visto il ritorno alla vittoria del Fala San Martino, che era stato, mi sembra, sconfitto nel turno precedente, e la vittoria vostra, quella del Cupello, e quindi un campionato che ormai sembra ristretto a voi tre, anche se lo Scerni non è molto distante, però sono comunque al momento 5 punti dal Cupello. Sì, diciamo, si sta restringendo, diciamo, il cerchio, come si dice, perché giustamente poi i numeri sono scritti. Diciamo che il Fara, come si diceva anche all'inizio, è una squadra rivelazione, perché non doveva neanche partire in questo campionato. Poi c'è stato qualcuno come noi, abbiamo avuto il presidente che è arrivato, si è messo avanti, diciamo, portando questa situazione di nuovo aspetto locale, di divertimento. La situazione, diciamo, calcistica li sta andando bene, i risultati gli vanno bene, quando stanno lì sopra, oltre ai risultati e la fortuna, ci deve stare anche un qualcosa di tecnico, tattico nella squadra, ci deve stare. I meriti giustamente ce li hanno un po' tutti, società, giocatori e anche il mister, che conosco tantissimo, che lo saluto. E poi diciamo che l'altra meteora è il Cupello, che io temo, oltre dei bravi giocatori, un ottimo allenatore Di Francesco, poi so che hanno preso anche qualcuno questa campagna acquisti, è stata una battaglia quando siamo stati là, battaglia calcistica, agonisticamente giocata, bene, noi abbiamo vinto, però diciamo il secondo tempo ci hanno dato un filo da torcere. Il Cupello poi è abituato ai gironi di ritorno fenomenali, anche l'anno scorso
hanno vinto una serie impressionante di gare e anche quest'anno credo stiano ripetendo la stessa scia. E vogliamo parlare anche della coda, c'è l'amico Scalingi che con il suo Castelfrentano sembra destinato ad una stagione di passione. Sì, per me è un'amarezza, diciamo, vedere il Castelfrentano lì sotto, considerando che... Che tu sei di Castelfrentano. Io sono di Castelfrentano, non vivo a Castelfrentano adesso, però ho ancora casa lì, sto lì con mia madre, mi dispiace tanto. Però la questione societaria, diciamo, non c'è. Perlomeno è una questione autonoma che gestisce tutto lui. E che poi tra l'altro uno degli ex presidenti sta con voi adesso. Sì, uno degli ex presidenti del passato, che c'ero stato pure io a Castelfrentano, diciamo, sta con noi, come Di Natale. Filippo Di Natale. Filippo Di Natale. Il resto non so, i problemi economici come stanno, so che stanno in difficoltà, però non so più di tanto perché vedo che si naviga con i giocatori, chi va e chi viene. È un po' bel da fare, è un Massimo. Po' un problema, non riesci mai a organizzare una squadra, amalgamare. Io gli auguro tutte le fortune per salvarsi, perché mi dispiace vederlo diciamo Castelfrentano in seconda categoria, insomma. La distanza dalla penultima è 6 punti, il Monte Odoricio, che voi avete proprio fermato domenica, quindi l'unica speranza è quella di arrivare almeno ai play-out, perché più di quello obiettivamente non può fare in questo momento. Ma obiettivamente no, diciamo i risultati poi non è che gli danno molto ragione, diciamo, per stare lì sotto. Però il Monte Odoricio, come ripeto, non mi è dispiaciuto né all'andata, la prima giornata che abbiamo incontrato, né ieri. Hanno un buon organico, c'è da sistemare qualcosina, però insomma io penso che ce lo possa fare. Il prossimo turno, stavo vedendo teoricamente, adesso non me ne vogliono gli amici di Rocca Spinalveti che solitamente fanno le loro fortune in casa, però voi li avete da affrontare in casa voi a Mozzagrogna, mentre il Fara San Martino è impegnato nel derby con il Palombaro attuale con gli ultimi rinforzi non è assolutamente da sottovalutare. Quindi... Il Palombaro, diciamo, dopo la gestione d'Orazio ha cambiato anche mister, si sono rinforzati, hanno cambiato qualcosa. Più che cambiare, poi crescono in queste categorie gli stimoli. Gli stimoli che a volte vengono a mancare anche per una questione di risultato, che il giocatore non è pronto, non è preparato, diciamo, in determinate categorie, si demoralizza e diciamo chi paga poi alla fine è sempre l'allenatore. Diciamo, purtroppo questo è il gioco del calcio, che facciamo parte del cerchio. Però adesso stanno mettendo, diciamo, dei risultati in cascina e stanno andando forti. Per loro domenica sarà un derby, perché diciamo Palombaro, Fara San Martino stanno lì. Esatto. Linea d'aria sarà, se non un chilometro. Un tiro di schioppo, come si dice. Sì, bravo. E volevo parlare di alcune squadre velocemente, perché il tempo scorre. E Real Montazzoli e Casalbordino, soprattutto quest'ultima che con il presidente Santoro si è rinforzata molto anche nell'ultimo mercato, però le cose non stanno andando, a parte la vittoria con il Castelfrentano di domenica, non sta andando come lui vorrebbe. Diciamo che è il verso giusto? Beh, non è che nel calcio spendi, vinci. Non è una regola scritta. Si può anche vincere senza nessuno e puoi vincere anche con i soldi, questo è certo. Però hanno preso dei buoni giocatori, hanno preso come nostro che avevamo, Di Mico, poi ha preso lo stopper d'Astuto, della Penna, Farina, all'altro, diciamo, che aveva già centrocampista, che mi sfugge il nome. Il centrocampista Ventrella. Ventrella, bravo. Ventrella, insomma, ha un organico che potrebbe fare bene. Però, diciamo che oggi come oggi, Casalbordino, se non vado errato, ha 4 squadre davanti. Ne ha 5, considerando il Fara San Martino anche. 5, fare i programmi a metà campionato e puntare in alto non è facile, perché avendo 5 squadre che viaggiano a punteggi alti
puoi raggiungere un qualcuno, però perdere tutti quanti e passare tutti sarà difficile. Nel calcio tutto può succedere, si può stravolgere tutto, però la regola, diciamo, è quella. Vabbè, adesso se abbiamo tempo continueremo a parlare, anche se non credo mancherà pochissimo la conclusione, perché dobbiamo vedere anche questo servizio del girone di seconda categoria, un derby del pescarese tra il Colle Corbino e il Cappelle. Vediamo come è andata a finire. Il 15° turno di campionato del girone E di seconda categoria, concomitante col riposo forzato della capolista Montebello, propone tra gli incontri di spicco il derby pescarese tra il Colle Corbino del presidente Calista e il Cappelle, nobile decaduta del calcio dilettantistico abruzzese, affidata al tecnico calciatore Giovanni Baldin. La gara riveste un'importanza fondamentale per i destini delle due avversarie odierne, entrambe assestate a quota 20 ed interessate in egual misura all'aggancio della zona playoff. Obiettivi impegnativi per entrambe, ma traguardo ampiamente alla portata di due formazioni di ottima caratura tecnica che non hanno deluso le aspettative della vigilia. Nella prima frazione le due contendenti hanno badato soprattutto a studiarsi vicendevolmente, lasciando poco spazio a vere e proprie occasioni da rete. Nonostante l'assetto particolarmente prudente delle due antagoniste, il primo affondo di rilievo è degli ospiti, con la devastante penetrazione in area di Di Marzio, che offre un pallone d'oro a centroarea per l'appostato D'Addazio, che si fa ipnotizzare da Laurieri e sciupa una colossale opportunità da due passi. I locali si scuotono immediatamente e reagiscono a loro volta con l'irruzione in area dell'avanzato Matteo D'Addazio, ma al pari del suo omonimo biancorosso non riesce a scardinare la porta avversaria. Poco prima della mezz'ora la truppa di Piero Di Pietro crea una nuova insidia con lo sgusciante Nobilio, che dalla destra crea qualche apprensione di troppo alla difesa biancorossa, costretta a rimediare sul fondo con qualche brivido di troppo. Al 42esimo Matteo D'Addazio si riporta nuovamente in avanti nel vano tentativo di staccare in area sugli sviluppi di un calcio da fermo. Sul conseguente tiro dalla bandierina la cronaca della prima frazione va agli archivi col tentativo da limite di Cerritelli che alza la sfera sul fondo. Anche alla ripresa delle ostilità il Colle Corbino non abbandona il pallino del gioco e insiste in avanti nel tentativo di sbloccare il risultato. All'ottavo, al termine di una tamboreggiante offensiva dei locali, Di Clemente sciupa tutto con un tentativo di rovesciata assolutamente innocuo per dare pensiero all'appostato Palmieri. La pressione dei padroni di casa rischia di venire vanificata poco prima della mezz'ora, quando il signor Di Giambattista sventola il secondo giallo di giornata a Inzini, costretto poi col rosso conseguente ad abbandonare il proscenio. Pur con l'handicap non trascurabile dell'inferiorità numerica, il Colle Corbino continua a tenere alto il proprio baricentro e al 34esimo crea un pericolo sugli sviluppi di un piazzato da limite ridotto a più miti pretese e non senza qualche affanno di troppo dalla difesa biancorossa, costretta poco dopo alla capitolazione dalla contestata segnatura di Cerritelli, che svetta sul traversone di Ricci e, a giudizio del direttore di gara, la sfera oltrepassa la fatidica linea di porta. Nonostante le veementi proteste dei biancorossi, che costano il rosso a Travallini, la segnatura è convalidata e i tre punti, nonostante l'ultimo assalto biancorosso con Baldin, vanno al Colle Corbino, che comincia a mettere la propria candidatura per l'accesso ai playoff. Baldin Giovanni, secondo te la partita com'è stata? Adesso che è finita 1-0 e avete perso. La partita è stata molto equilibrata. Primo tempo forse abbiamo fatto qualcosa di più noi, potevamo far gol almeno in due occasioni limpide, purtroppo non l'abbiamo fatto. Secondo tempo è stata un po' meno ordinata la partita, loro continuavano a buttare i palloni dentro l'area di rigore, purtroppo abbiamo preso un gol che non è gol, la palla non è entrata. Secondo te la palla non è entrata perché dicono che era sotto la traversa? Sì, sotto la traversa, per essere gol la palla deve entrare interamente, deve varcare interamente la linea, quindi no, non è gol, però a me rimane la buona prestazione dei ragazzi, abbiamo giocato sicuramente meglio del Corbino e se c'era una squadra che doveva raccogliere un po' di più eravamo noi, però il football è così, è condizionato da tante cose, sicuramente l'arbitro ha preso un abbaglio, ma è amaro, è un boccone amaro da buttare giù, ma dobbiamo rialzarci subito, pensare subito alla partita di domenica perché e ripartire dalla buona prestazione che hanno fatto i miei ragazzi oggi. Non aggiungo altro, è così. Prima della partita qualcuno ha detto che venite da degli infortuni importanti, è vero?
Sì, anche questo, abbiamo due infortunati lungodegenti, avevamo due squalifiche, avevamo un ragazzo che oggi ha dovuto andare a lavorare, quindi sì, mancavano un po' di persone, ma questa non è una giustificazione, perché come ripeto noi la partita l'abbiamo fatta bene, ordinati, come l'avevamo preparata, andavamo ad attaccare gli esterni perché sapevamo che insomma era il loro punto debole, noi meglio di così non lo potevamo fare, sicuramente potevamo essere un po' più freddi sotto porta quando ci è capitato, però ci vuole anche un po' di fortuna nel calcio, no? L'hanno avuta loro, la fortuna di fare mezzo tiro e la palla non è entrata e hanno dato gol. Si torna sempre lì, mi dispiace anche per l'arbitro perché comunque sia va contro di lui, ha fatto una brutta prestazione anche lui, però è un ragazzo come i miei e quindi gli servirà di esperienza. Ci dispiace perché abbiamo perso una partita per lunghi tratti dominata, però va bene così, io mi prendo il buono, vedo il bicchiere mezzo pieno e riniziamo da domenica continuando a fare quello che abbiamo fatto oggi. Laureli, il portiere del Colle Corbino, com'è andata? È stata una bella partita, è stata una vera grande bella partita, è stata sofferente perché il Cappello è un'ottima squadra, già lo sapevamo e all'andata infatti abbiamo perso 1-0, però questa volta invece abbiamo dato tutto, e in pratica la vittoria c'è stata infatti, abbiamo dimostrato al campo e dimostrato anche a noi stessi che possiamo farcela, quindi secondo me noi dal Colle Corbino daremo la nostra in questo campionato e infatti secondo me spero che faremo i playoff e sono sicuro che li vinceremo anche, quindi sono contento di giocare in questa squadra e forza Colle Corbino. Bene, siamo arrivati alle battute conclusive, purtroppo il tempo a nostra disposizione è pressoché esaurito, abbiamo un mezzo minuto a testa per i nostri ospiti per i saluti finali e io inizierei con il presidente del Treville che ringraziamo, se vuole fare dei saluti giusto perché ha la possibilità, quindi il microfono e abbiamo 30 secondi a disposizione. Beh, io volevo ringraziare oltre che a tutti quelli che già ho ringraziato in precedenza, anche i nostri sponsor, diciamo, chi ci ha dato una mano e ci sta dando tuttora una mano ad andare avanti, a portare avanti questa nostra diciamo battaglia. Ecco, questo faccio un in bocca al lupo a me stesso e a altre ville in generale. Bene, Stefano, ultimi 30 secondi. Allora partiamo dal presidente che ringrazio qui presente perché mi dà la possibilità di allenare, di divertirmi, è un hobby che io faccio. Poi diciamo che ringrazio la squadra, veramente di un abbraccio la soddisfazione che mi hanno dato ieri perché hanno giocato veramente con il cuore, hanno giocato. E poi ringrazio te Antonio per l'invito che mi dai. Ci mancherebbe. Va bene, allora ringraziamo i nostri ospiti, ricordo che questa puntata è visibile su Abruzzo Web TV dal martedì pomeriggio, martedì alle 21.30 la puntata vera e propria e poi il mercoledì alle 23.15, quindi noi ci ritroviamo qui con voi martedì prossimo. Grazie e arrivederci.